Il calat inizia da qua. Siamo di fronte allo stadio Palmientelli e procediamo con un falso piano in discesa che ci porterà in corrispondenza della Piazza Europa. Qua siamo sempre sul falso piano, tendenzialmente in discesa. Come avete visto, il fondo è in asfalto, quindi bello liscio, non c'è nessuna asperità, nessun problema con, non lo so, qualcosa di possa far inciampare qualcuno. Qua inizia la discesa. Qua in questo tratto, volendo, si può anche forzare un po'. Chi ha una certa preparazione atletica può scendere anche sotto i 4 agevolmente. Qua siamo ancora all'interno del primo chilometro di gara. Qui è ancora discesa. Pochi metri. E qua siamo in un falso piano in salita che ci porterà in piazza. Questo sembrerebbe essere in pianura, invece è già una leggera salita. Qua c'è la villa. Qua inizia la parte più in salita. Dopo questa curva ci sarà un altro breve tratto con una pendenza leggermente superiore. Qua siamo a 80 metri dalla piazza, all'interno del secondo chilometro. Questa è la piazza e qua si gira a sinistra. Abbiamo già fatto la curva dopo la piazza a sinistra. Questa è Sant'Agata, quella che vedete di fronte. Vediamo se riesco a appoggiare. Perfetto, quanto resiste. Sono mattonelle, diciamo, ma sono ben messe anche perché il fondo è stato fatto da poco, quindi non ci sono problemi alle gambe, ai piedi, no? Qua è di nuovo asfalto, siamo in un falso piano in leggerissima salita. Fondo stradale perfetto, quindi anche qui va bene. Ora focalizzate l'attenzione alla strada che abbiamo di fronte, perché mentre l'anno scorso si girava a destra così come girerò io adesso con l'auto, questa volta si andrà dritto. Quindi guardate qua, vedete dove c'è la macchina blu a sinistra? Da lì si prenderà. Quindi faccio una piccola pausa. Allora, si sbucherà qui, noi veniamo da là e prendiamo da questa strada che è via Maddalena Campato. Qua la pavimentazione è con del Basole. Ma come vedete, dato c'è l'opportunità anche di poter camminare sul marciapiede a sinistra, ma in ogni caso la pavimentazione è regolare. Questa è discesa, anche qua si può forzare un tantino. Qua c'è la curva a destra, ancora discesa, quindi ancora si può forzare. Qua è conveniente cominciare a rallentare perché è la parte più dura del percorso, la salita che porta di nuovo al falso piano, scusate, al falso piano dove troveremo l'arrivo, anzi diciamo chiamiamolo così giro di boa. Questa è ancora salita. A sinistra si vede Piazza Europa. Qua è sempre falso piano in salita, quasi pianura, e sarà così fino al giro di boa.
sarà un falso piano in salita, ma è proprio, la salita è leggerissima, qua addirittura è pianura proprio piena. Adesso gireremo a destra. Anche qui falso piano in salita, gli ultimi 300 metri circa, per arrivare dove si farà il giro di boa. Io vi sto descrivendo il primo giro del percorso. Un giro, ricordiamo, è 3 km 333 metri. Direi circa. Ma come si fa a dire circa dopo aver detto 333 km 333 metri? Qua ci sarà tra pochi metri il giro di boa, qua a sinistra, ed è da dove siamo partiti. Ok, buona gara!